Aquino ha salutato l'arrivo dell'autunno con un evento atteso da tutti, non solo dagli aquinati. Borgo Divino, la manifestazione enogastronomica che ha animato il borgo medievale della città di San Tommaso, anche in questa seconda edizione ha fatto il pieno. Un evento che, organizzato dalla Proloco, ha visto il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, soprattutto in maniera attiva nella gestione dei tanti stand e cantine. La gente coinvolge tutti noi, coinvolge il fascino di stare insieme, soprattutto la voglia di in qualche modo valorizzare una realtà che si sta affermando tra le più belle del Lazio meridionale. Quindi di questo siamo orgogliosi, siamo soddisfatti. Per questo non smettiamo mai di ringraziare la Proloco che si attiva costantemente con una serie di manifestazioni che stanno dando lustro a questa città. Un evento che ha unito ed attratto le persone anche al di fuori dei confini comunali. Non posso essere che soddisfatto di questa altra grande iniziativa che è la seconda edizione qui ad Aquino, con grandissima partecipazione di tantissima gente. Ma l'impegno della Proloco non si ferma qui e già per ottobre sono previsti nuovi eventi. Il 19 e 20 ci sarà il premio Giovenale, mentre il 9 novembre ci sarà l'accensione delle luminarie e l'apertura del villaggio di Babbo Natale. Tanta la soddisfazione di chi ha partecipato. Il borgo bellissimo, organizzazione perfetta, devo dire veramente bello e eccellente come evento. Aquino sorprende sempre di più, è stato un bel evento, il cibo è ottimo. Mi sembra una serata ben organizzata, mi piace molto, è la prima volta che partecipo. E bene, sono rimasta molto soddisfatta, contenta. Una bella serata, organizzata bene, cosa sempre rara insomma, perché spesso è difficile, l'organizzazione invece qui sembra impeccabile. C'è tanta gente, il posto merita tantissimo, peccato a quelli che non sono venuti, si sono persi una bella festa. E c'è anche chi questa esperienza la porterà dall'altra parte dell'oceano. Questa è un'esperienza per me fantastica perché dopo tanti anni negli Stati Uniti ritorno e ho il piacere di vedere quello che succede ad Aquino e per me è un'occasione splendida per coinvolgere le mie figlie e portare questa esperienza negli Stati Uniti per i miei studenti, i miei colleghi, affinché anche loro si rendano conto della bellezza di questa nostra Aquino.